Ieri sera il comune ha riaperto l'accesso tra la tangenziale e via dell'Alberaccio, sbarrato 2 settimane fa con dei New Jersey in cemento in occasione dell'apertura del sottopasso del nuovo ospedale, perché è considerato un incrocio pericoloso. A una settimana dalla protesta dei cittadini e dei commercianti di San Paolo, quartiere fortemente penalizzato dalla chiusura, il comune ha adottato una delle soluzioni proposte anche dai cittadini, quella di delimitare la corsia in uscita dal sottopasso direzione Vaiano con dei blocchi di cemento, in modo da impedire agli automobilisti la svolta a destra in via dell'Alberaccio e quindi di tagliare la strada a chi proviene dalla rampa di immissione sulla tangenziale. Stamani però mancava all'appello ancora qualche blocco di cemento, arrivati poi nel pomeriggio. Alcuni automobilisti hanno approfittato del varco libero per effettuare la pericolosa manovra ed entrare in via dell'Alberaccio, cosa che non è sfuggita all'assessore alla mobilità Roberto Caverni, presente sul posto per un sopralluogo, che ha subito posto rimedio spostando da solo 2 New Jersey in plastica inutilizzati. In pochi minuti Caverni ha chiuso il varco con i 2 ostacoli, impedendo di fatto ad auto e motorini di svoltare a destra, tagliando la strada a chi viene dalla Complanare, episodio che conferma la pericolosità dell'incrocio. È la dimostrazione che non era tanto così campata in aria l'ipotesi di dover chiudere momentaneamente, per capire se, perché la prima cosa che bisogna preoccuparsi è della pericolosità, dopo si trovano correttivi, ma in questo caso è stata data prevalenza alla sicurezza.